Buon pomeriggio a tutti, sono Monica, tanti saluti da Cartomanti Europei. Siamo in diretta Facebook, le linee sono libere, telefonate in diretta al numero 0773 493526 per consulti gratis, qui ora in diretta Facebook. Per chiamare in privato a me, per avere consulti privati con me, lo 0773 493525. Buon pomeriggio, sono Monica. Buon pomeriggio, sono Monica. Monica, ciao, buon pomeriggio anche a te, sono Antonella. Ciao Antonella, ben arrivata in linea. Grazie anche a te e poi ti voglio fare tanti auguri per il tuo onomastico. Grazie, grazie, gentilissima. Antonella, quanti anni hai? Un bacione. Quanti anni hai? Allora, io ho 48 anni e sono Virgine, Monica, come segno zodiacale. Sì? Dimmi tutto, come ti posso aiutare? Allora, Monica, io voglio formulare una domanda che può sembrare anche singolare, però vabbè. Voglio capire se Antonio non fa un passo avanti decisivo nei miei riguardi perché ha paura di perdere la sua libertà e se mai lo farà poi. Allora, Antonio, quanti anni ha Antonella? Antonio? Lui ha 42 anni, Sagittario. Segno. Sagittario. Allora, Antonella, segui bene me, eh? Ti devo seguire? Segui me, ascoltami. Sì, no, dimmi tutto. Allora, visualizzami bene bene Antonio. Sì. Faccio la domanda alle carte. Antonio, prima di tutto vediamo il sentimento di Antonio, perché è sfera sentimentale. La domanda è questa, lui si mette paura ad affrontare una relazione con te? Quella a 360 gradi, te so? È questo quello che vuoi sapere? Ok, e se mai lo farà poi? Ok, tranquilla. Tesoro, pensa bene bene Antonio. Sì, non incrociare. Ok, non incrociare nulla. Sì. Dammi uno stop quando vuoi. Tonella, tesoro, dammi uno stop. Stop, Monica. Ok. Non mi preoccupare. Sinistra, centro, destra. Sinistra. Da 1 a 7 carte, Antonella? 7. Te le sto aprendo, tesoro? Sì. Ok. Tesoro, l'ultimo contatto che ha avuto con Antonio? Contatto WhatsApp o visivo, che l'ho incontrato di persona? Entrambi. Perché? Allora, perché mi viene un po'... Risalgono tutti e due la settimana scorsa, il WhatsApp, i primi della settimana scorsa, e quello là che l'ho incontrato sempre sul suo luogo di lavoro sabato, perché sì. Noi da là non ne usciamo. Allora, ascoltami, lui lo vedi un po' sfuggente, eccolo qua. Molto. Diciamo che tra le righe un sentimento lui nei tuoi confronti ce l'ha. Ha un po'... Diciamo, io non esagero a dire ha paura di mettersi in gioco con te. Perché? Perché fondamentalmente lui lo vedo molto preso verso di te. Sì, sei molto ammirata, sei sul piedistallo, cioè ti vede comunque una donna importante. Una donna... Non lo dimostra proprio! Non lo dimostra, ma fondamentalmente lo pensa. A volte non si dimostrano le cose, ma... Con lo sguardo si dicono tante cose, il tipo non te lo dice, ma con lo sguardo già puoi iniziare a vederlo. Ascoltami, lui tra un po', l'amante amoroso sotto casa, eccolo qua, adesso sta un po' scappando da questo sentimento, però io non ti do un tempo, perché i tempi con le carte non ci sono, non so. Ci sono. Però ti posso dire, non devi aspettare molto. Che lui si rivela a te. Eccolo qua. Ce l'ho in stesura, Antonella. Non ho capito, Monica, perdonami. Ce l'ho in stesura, ce l'ho sulle mie carte. Contatti, eccoli qua. Ti ho chiesto l'ultimo contatto, o comunque l'ultimo incontro che avete avuto, perché mi viene verso
fine stesura, quindi risale un po', non è ieri, ok? Il No, tempo, l'ho detto, con le carte è un po' evasivo perché non io l'ho esiste. incontrato solo con il lavoro, ti torno a ripetere, sabato l'ultima volta, il WhatsApp dovrebbe risalire alla settimana scorsa, i primi della settimana scorsa, contatto C'è WhatsApp un praticamente. incontro, tesoro, eh? Un incontro, però io lo vedo a due. Intimo. Un incontro passionale, quello viene più in là perché mi viene dopo. Però l'incontro a due è un'organizzazione che prenderete tramite social. Eccolo qua. Ah, ok. E quindi tu mi vuoi dire che questo tramite social, cioè WhatsApp, pensi, mi chiede poi di uscire alla fine? Sì. Ok. Si metterà in Quindi. gioco, tesoro, eh? Ah, si dichiara come innamorato? Sì. Ci Ok, va tiene bene, molto a Monica. te, Antonella. Non ti vuole perdere. Ci tiene, Monica, ci Ci tiene. tiene, ci tiene, ci tiene. Monica, io non so cosa pensare, se è fidanzata, sono. Tranquilla, tesoro, tranquilla. Ascoltami, io tra un pochino lo dico a te e per chi segue questa pagina Facebook, tra un po' vado nel mio studio. Potete chiamare in privato lo 0773 493525 per fare poi una stesura un po' più ampia. Io ti saluto, un bacio grande grande tesoro. Auguroni di tutto il bene. Ciao Ciao Monica, un amore, bacione. ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao. Ripeto un attimo, le linee sono libere. Telefonate in diretta al numero 0773 493526. Buon pomeriggio, sono Monica. Ciao Monica, buon pomeriggio a te e a tutti i ragazzi. Ti mando un grosso abbraccio, mi Un piace la tua bacio. magliettina bianca. Allora, Grazie. Come ti sono chiami, Leonardo tesoro? Tonella, Antonella. Acquario 47, Sì. e lui è Antonino, Bilancia. Antonino, quanti anni ha? E non so se quando l'ho conosciuto 2 anni, 3 anni fa, quasi aveva 39 e andava sui 40. Non so se Ok. adesso ne fa 42, 40, non so se. Tanto Tranquilla. Tranquilla tesoro. La domanda alle però. carte, Antonella, dimmi. Ok. Sfera sentimentale, i suoi pensieri verso di me. Ho un contatto Vediamo. telefonico il 20 agosto. Sì. Allora. Poi L'ultimo messaggio di buongiorno stamattina e poi stop. stop. Altalenante, quindi, questo rapporto. Chiediamo alle carte se questo rapporto diventa un po' più solido, più I suoi pensieri decisivo. verso di me. Ok, vediamo lui verso di te, Antonella. Io ultimamente gli avevo chiesto un incontro perché c'è una distanza geografica di mezzo. Ok, Antonella, pensa bene bene ad Antonino. Tanto che ci penso 24 ore su 24, Monica. Lo so perché le carte scivolano, eh? Ascoltami, tesoro, non incrociare nulla. Vediamo lui No, verso di sempre. te, il sentimento verso di te, tesoro. Dammi uno stop quando sei pronta e io mi fermo. Stop. Ok. Sinistra, centro, destra. Ripeti Lato cuore. un attimo. Sinistra, lato cuore. Ok. Da 1 a 7 carte. Sette. Te le sto prendo, tesoro, eh? Mi sto fumando una sigaretta, non ci fa niente, no? No, tranquilla. Ascolta, con Antonino, Antonino verso di te, tesoro, è un po' altalenante, sì, però il sentimento è ben accurato, eh? C'è Cupido in carta di cuori. È amore questo, eh? Ok. Ascoltami. Lui attualmente diciamo che si nega un po' del tipo altalenanza significa questo in questo caso, sta nascondendo un po' il sentimento che prova, però i Sta contatti nascondendo i sentimenti. sì perché Ok. non te lo dice, però te lo No. dimostra in qualche modo, comunque lui te lo dimostra. Contatti io li vedo qua in stesura che sono continuativi, eccoli qua, ci Sì, sono messaggi incontri. sì, buongiorno, buon pranzo, buonanotte, ma stanotte all'una Aspetta, as e mezza. aspetta tesoro, perché i tempi sono molto brevi, ti spiego la stesura perché sennò non faremo in tempo. Sì, Eh? dai, dai. Ascolta, mio amore,
ci sono incontri, eccoli qua, ce l'ho in mano, e c'è anche il messaggero. Per quanto riguarda il contatto che ti dicevo prima che avevo in mano, il messaggero in questo caso, voi due dovete parlare di alcune cose. Alcune cose in sospeso, non sono state ben chiare, e quindi in questo caso è lui che ti vuole parlare, dovete parlare. Mi dà la carta del vedovo, in questo caso non perché lo sia, ma perché si sente solo e ha rimpianti verso di te. Tesoro, hai una bella riuscita. Con lui, un trionfo. Sì, un trionfo, cioè, eccolo qua. Ce l'ho in mano. Grazie, non ti preoccupare. Amico, anche a breve comunque, no? Sono continuativi, tesoro, contatti, messaggi. No. Io ti dico che questo uomo non lo perdi. No. Ti ringrazio. Amore, un bacione grande grande. Anche a te. Spero di poterti contattare in privato e a parte, a presto. Sì, okay. Ripeto un attimo il numero, lo ripeto a te e per chi sei per 0773 52. No, aspetta, ferma, te lo dico io. Che sbagliato. 0773 49 3525, per chiamarmi in privato. Amore, un bacio grande. Amore, allora c'ho la riuscita con quest'uomo. Gli incontri sono lontano o vicino? Un tempo non te lo posso dare, però ti dico che ci sono. Ciao amore, un bacio grande grande. Ciao, un bacione anche a te, grazie anche a te ragazzi, un abbraccio. Ciao. Ciao di bello. Le linee sono libere, telefonate in diretta al numero 0773 49 3526. Buon pomeriggio, sono Monica. Sì, ciao Monica, mi chiamo Marta, piacere. Ciao Marta, piacere è tutto mio. Quanti anni hai, Marta? Sì, 39. Marta? Sì, 39. Ok. Sì. Marta, che segno sei? Il segno zodiacale? Toro, toro. Toro. Dimmi tutto, tesoro, come ti posso aiutare? Sì, ascolta, io sono divorziata da un anno, single da un anno, e volevo sapere se vedevi degli un nuovo incontro in amore positivo per me. Sfera sentimentale. Sì, esatto. Ok, vediamo. Sì. Grazie. Grazie a te, tesoro. Molto concentrata, Marta. Sì. Non incrociare nulla, tesoro. Ok. Ti sto cominciando a mischiare le carte. Vediamo. Chiediamo alle carte se c'è per te in previsione. Dove poi arrivano le mie carte. Da questo momento a 6 mesi. Ok. Se c'è un uomo per te. Tesoro, che ti renda un po' felice, eh? Sì, sì. Ok. Ok. Un incontro, diciamo, di quelli un po' positivi, quelli a 360 gradi, tesoro, bravo. Okay. Esatto. Allora, Marta, segui me. Ti sto mischiando le carte. Sì. Dammi uno stop quando vuoi. Stop. Ok. Sinistra, centro, destra. Centro. Da 1 a 7. 2. Te le cominci a aprire, Marta? Sì, grazie. Ok. Tesoro, questo uomo tu non l'hai incontrato? No, ancora no. Ancora no. Sai perché ti ho detto così? Perché c'è un uomo, eccolo qua, che sta venendo verso di te per avere un incontro, una conoscenza. Tesoro, questo uomo, te ultimamente sei stata in quattro mura. È possibile una pizza tra amici, in un pub, in una pizzeria, in un ristorante. Comunque sono quattro mura, un insieme di persone. Ok. È successo a breve, perché mi viene in stesura.
Questo uomo ti Sì. ha vista, è molto Ok. interessato a te. Non ti dico quando viene verso di te perché il tempo con le carte non c'è, però in stesura già mi viene questo uomo. Ha il controllo su di Sì. te, quindi in questa carta vuol dire che lui comunque ti ha osservato molto, l'hai preso psicologicamente e fisicamente, perché ti ha sentito anche parlare. A breve, perché ce l'ho già in stesura, è lui che viene Sì. verso di te. Ho Ricordati l'ultima capito. volta che sei andata in un locale, Sì. perché questo uomo stava lì, eccolo qua. Ah, ho capito, capito. È Comunque è una persona che io appositivo. non so ancora chi è, però lui mi ha già Diciamo notata. che tu lo sai chi è quando poi ti si rappresenta davanti un'altra volta, riesci a capire chi è, perché magari quel giorno non ci hai fatto neanche caso, però il modo in Certo. cui ti guarda, tu capisci che è lui. Amore, Bene, bene. io ti Sì, auguro veramente tutto il bene perché questo grazie, uomo. ti farò sapere, ti farò sapere. Grazie, sei Grazie, molto tesoro. stata molto gentile, ti auguro una buona Anche giornata. a te, amore, un Una buona bacione continuazione, grande. un bacione grande, Ciao grazie. tesoro. Ciao, a presto, Ciao, ciao. grazie, ciao. Le linee sono libere, telefonate in diretta al numero 0773 493526. Buon pomeriggio, sono Monica. Ciao Ciao, buonasera. tesoro, come Molto ti piacere. chiami? Ci siamo bene, ci siamo sentite l'anno scorso e ci siamo sentite 2 volte, Susanna. Io conosco sia te che Sara. Ok. Sì. Scusami, Susanna? Sì. Ok, io attualmente non ricordo, però tranquilla perché. Susanna, quanti anni hai? Che Allora, 37 e mezzo. vuol dire 37? Ho 37 o 38? Scherzo, Che ottobre sono scherzo, 38. scherzo. Scorpione? Sì, esatto. Ok, la domanda alle carte, Susanna. Allora, se per cortesia con questa persona con cui sono litigata da 9 mesi, secondo te faccio pace a una persona del mio passato? Come si chiama? Quanti Luigi. anni ha? 39 del Sì. Toro. Toro. Allora, Susanna, ti chiedo di fare questo, eh? Metti in mente bene bene Luigi. Chiedo alle carte se Luigi, intanto vediamo Luigi verso di te. Se ha intenzione di tornare, il suo sentimento e Sì, quant'altro. a me interesserebbe chiarire perché poi Sì, tanto esce in come. stesura, tesoro, se lui è disponibile al chiarimento e Sì, tutto il resto, eh? questa è la domanda, Ok. diciamo, principe, se ci sarà, certo. Ok. Tesoro, pensa a lui bene, 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 eh? Non incrociare nulla. Dammi il tuo stop quando sei pronta. Sinistra, centro, destra. Da Destra, decisamente. 1 a 7. Uno. Ok. Sei un po' addormentata, eh? Più che altro non so se metterci una pietra, una montagna sopra e finirla, Un cioè po' la fermare. addormentata perché. Sì, la Ovviamente sono fermare. passati pure mesi, tesoro. Sì. Ascolta, la domanda alle carte che abbiamo posto prima, se ci Sì. sono comunque comunicazioni tra lui e te, io ti dico di sì, perché mi esce in questo caso il messaggero. Il messaggero sono i chiarimenti che voi dovreste fare. In teoria però io ho notato che siamo, cioè lui mi aveva bloccato su WhatsApp, l'ho bloccato pure io in seguito. Allora, aspetta, la stesura non è finita. Sì, Sì, no, per darti un'idea, insomma. tesoro, tranquilla. Attualmente lui ha un po' uno squilibrio. Perché? Perché lui fondamentalmente pensa
pensa a tornare, pensa a ritornare un po' nei suoi passi con te, però a ritornare in sé, a ritornare in sé, un equilibrio, ok? Attualmente ancora vedo un po' di squilibrio in lui, perché fondamentalmente questa storia io la vedo bloccata, non la vedo chiusa, fondamentalmente si è bloccata a causa sua, non a causa tua. No, diciamo che lui ha avuto un'altra storia, me l'ha tenuto nascosto. Eccola qua. Ecco. Aspetta. Aspetta, perché a causa sua si è bloccata. Eccola la donna. Sì, a causa di lui, sicuro. Sì, tesoro. La stesura non era finita. Io ce l'ho in mano. Io ho la donna, la nemica, col mantello e il pugnale. Mi esce così perché è lui che la vede così. La nemica che si è improfilata nella coppia. Sì, penso che sia finita però questa storia, io credo. È la donna del passato. Sì, tesoro, sì. È finita. È finita, lui è un po' prigioniero di se stesso. Ti dico questo, la storia è bloccata, non è finita. C'è un ritorno di lui. Lui è molto pensieroso al fatto di tornare perché deve constatare la tua porta del cuore com'è. Aperta, socchiusa, chiusa, sigillata. Questo lo può sapere solo contattando te. Tesoro, sblocca tutto. Perché tanto lui ti manda un messaggio, tu mi dici volere e potere. Però quando certo, i social sono bloccati... Però tante, esattamente, tante volte è accaduto e non l'ha fatto, esatto. Sblocca tutto perché è inutile bloccare e poi aspettare, attendere che uno ti messaggi e ti fa. No, perché qui metti anche dell'impedimento. Quindi comunque, guarda, caso, ti dico, ti faccio i complimenti perché fondamentalmente adesso tu mi hai detto le cose che 2 mesi fa mi ha detto Sara. Quindi ti faccio i complimenti. Ok. Grazie, amore. Grazie mille. Buon grazie mille. Poi no, ti chiamo in privato per il lavoro, parleremo di più profondamente. Grazie mille, grazie ancora. Buona diretta. Ciao, Monica. Ciao. Ripeto un attimo il numero e per chiamarmi in privato lo 0773 493525. Buon pomeriggio, sono Monica. Sì, ciao Monica, Manuela. Ciao Manuela. Ciao. Manuela, allora, quanti anni hai, tesoro? Allora, io ho 40 anni e sono del Toro. Sì, dimmi la domanda alle carte. Il lui in questione è Fabio, 48, gemelli. Sì. Ovviamente. Dimmi tutto, volevo Manuela. Sapere se c'era, volevo sapere se c'era un incontro chiarificatore, quindi un ritorno o insomma, allora, quello che mi aspettava. Manuela, segui me. Sì. Il pensiero verso Fabio. Ci devi pensare, non incrociare nulla, chiediamo alle carte se c'è un incontro, in questo caso questa domanda è un po' specifica, un incontro per un chiarimento tra di voi. Sì. Quando sei pronta Manuela mi dai il tuo stop e io mi fermo. Stop. Sinistra, centro, destra. Centro. Ok. Da 1 a 7 carte, Manuela? 5. Te le sto aprendo, Manuela? Sì. Ascolta, Manuela, tra di voi c'è una terza persona? Allora, dipende se nel passato moglie, sì, del lui passato, è divorziato da poco, sì. Diciamo che c'è una terza persona del passato, però è ancora presente. Ha divorziato da poco. Ha divorziato da poco, sì. Questo incontro tesoro c'è, eccolo qui. E c'è anche il messaggero. In questo caso è la domanda proprio che abbiamo fatto, c'è l'incontro per il chiarimento, eccolo qua tesoro, sì,
e vi chiarirete anche molto bene, anche perché c'è il trionfo, in questo caso è il tuo. Ah, ok, perché quando tu hai detto la terza persona, sinceramente un po' mi è salito il sangue al cervello. No, perché non mi hai fatto finire di parlare terza persona sì, del passato, eccolo qua. Sì, perché ultimamente sta frequentando un altro separato, che però questo non è una buona persona. No, tesoro, ascolta. Frequenta molte donne... Ascolta, i tempi sono molto brevi, io ti dico questo. Levalo dalla mente, perché l'ho visto in stesura, levalo dalla mente che lui potrebbe frequentare un'altra persona. Quella persona che io ti ho evidenziato, che l'ho alzata... No, ma la presenza dell'ex moglie io lo so ancora, perché è un artista. Però è un ex. Sì. Lui non torna indietro, con l'ex... moglie. No, ma quello però sì, ancora sta in mezzo. Però mi faceva paura un po' questa figura maschile che è entrata adesso. No, anche perché lui ragiona con la sua testa, quindi tranquilla. Quindi c'è un breve questo incontro. Un tempo non te lo posso dare, però mi esce già in stesura. Aspetta. No, io volevo solo sapere se era breve o dovevo aspettare. È sempre un tempo, tesoro, a breve o devi aspettare, è comunque un tempo. A me mi esce in stesura, quindi tra un po' aspettalo, perché c'è questo incontro per questo chiarimento, Okay. E anche altre cose. Tesoro, se vuoi, quando vuoi. Sì, ma noi già ci siamo sentite in privato. Io attualmente non ricordo, quindi tesoro, un bacione, scusami, però non ricordo. Ok, no, tranquilla. Lo dico a te e per chi segue questa pagina Facebook, per chiamarmi in privato, lo 0773-493525. Manuela, un bacione, forte, grazie anche e stai tranquilla. Grazie, ciao amore. Mille. Ciao. Grazie, ciao. Le linee sono libere. Telefonate in diretta al numero 0773-493526. Buon pomeriggio, sono Monica. Buon pomeriggio, Monica. Sono Erika, buongiorno. Ciao, Erika. Ciao. Erika, quanti anni hai, tesoro? Io ho 21 anni e sono dello Scorpione. Ok, dimmi tutto. La domanda alle carte, Erika? Sì, io ho chiuso una relazione di 3 anni da 7 mesi circa, sì. Cioè ci siamo lasciati insieme. Come si chiama? Si chiama Giuseppe, sì. Ha 26 anni ed è del Toro. Sì. Sì. Cosa volevamo vedere? Volevo sapere, un po' i suoi sentimenti verso di me e se ci sarà mai un incontro. Perché ogni tanto ci sono contatti sporadici dove lui comunque dice che vuole rimanere in buoni rapporti con me, okay. Semplicemente perché sa che noi purtroppo insieme non possiamo stare e comunque mi contatta così sporadicamente. Allora, Erika, facciamo la domanda alle carte. Su Giuseppe, tu chiedi alle carte, in questo caso, se ci sarà un incontro. Io direi un incontro per alcuni chiarimenti, Erika. Però ci siamo già chiariti, perché in questi contatti ci siamo chiariti entrambi. Ok, Erika, sappiamo che... pensa bene bene a Giuseppe. In sì. questo caso ti chiedo cosa vuoi chiedere alle carte. Bene bene, sì. Erika, perché sei stata un po' evasiva, quindi la domanda proprio specifica alle carte. Dimmi. Se ci sarà un incontro e magari quello che lui prova per me. Ok. Un po' i suoi sentimenti. Ok, Erika, chiedo alle carte il sentimento di Giuseppe verso di te e se ci sarà un incontro. Grazie. Non incrociare niente, tesoro, non incrociare nulla. Dammi uno stop quando vuoi, quando sei pronta. Erika, dammi uno stop, ok. Sinistra, centro, destra, Erika. Destra. Erika, da 1 a 7 carte? 6.
Ok. Te le sto aprendo, Erika. Grazie. Molto tranquilla. Ascolta Erika, attualmente io vedo in stesura, eccolo qua, Giuseppe in questo caso ha un po' di squilibrio, squilibrio perché? Perché lui vorrebbe comunque venire verso di te, però ha un po' di rimpianti, questa storia si è bloccata, tu mi hai detto entrambi le parti, avete deciso insieme? Sì. No, Erika. Io ti dico questo, tu sei stata portata a decidere il blocco. Ah, sì, sicuramente, sono stata portata. Però non è quello che mi hai detto te, te lo sto dicendo io a te. Tu mi hai detto prima abbiamo chiuso insieme, no. Tu sei stata portata a chiudere, perché sennò se dipendeva da te il rapporto andava avanti benissimo. No, hai dato lo stop perché comunque sei stata portata a chiudere. Questo rapporto sì, io ti dico. Non ce la facevo più. Per quello. No, questo rapporto è bloccato, ma c'è una ripresa, eccola qua. Ci sono degli incontri. Sì. Erika, io non ti do un tempo, però già ce l'ho in stesura. Lui va sul tuo social, ha il controllo su di te, se stai online, l'ultimo accesso. Ti scatta un po' l'embolo della gelosia in questo caso, però del resto questo lo fai pure te. È una cosa che fate entrambi, a volte vi trovate online, ma non sapete che uno controlla l'altro. Amore, tra un po' ti arriva un contatto. Giuseppe mi contatta? Ti contatta, quindi. Sì. Per l'incontro, il sentimento... Tesoro, il sentimento ce l'ha lui verso di te e mi esce anche speranza di amarti ancora. Quindi lui spera a riallacciare questo rapporto. Tesoro, io devo chiudere, ti mando un bacio grande grande, libero arbitrio per te. Ok amore? Grazie mille, davvero. Un bacio tesoro. Un bacio grande. Ripeto un attimo per chiamarmi in privato, lo 0773 493525. Le linee sono libere, lo 0773 493526. Buon pomeriggio, sono Monica. Monica, ciao, io sono Carmela, noi già ci siamo sentite in privato qualche volta. Ciao Carmela, ciao, io attualmente non ricordo, ma tranquilla. Carmela, sì, tranquilla, quanti anni sì. hai? Allora, 38. Sì, il tuo segno Capricorno. Zodiacale? Capricorno. Capricorno. Dimmi tutto, Carmela, come ti posso aiutare? Monica, io volevo avere qualche notizia di una persona che volevo sapere se c'è un ritorno. Già tu mi avevi accennato di sì. Volevo capire se se n'è pentito oppure c'è qualche ostacolo. Ok, tranquilla. Come si chiama, Carmela? Si chiama Venerando. Venerando? Sì. Venerando. Quanti anni ha? 49, Acquario. Acquario. Ok. Carmela, la domanda alle carte è questa. Sì. Ci sarà un ritorno di Venerando? Sì. Ok. Pensa lui bene bene. Dammi uno stop, tesoro, non incrociare nulla. Stop. Sinistra, centro, destra. Centro. Da 1 a 7. 5. Te le sto prendo, Carmela? Sì, sì. Attualmente adesso, perché te la sto prendo adesso la stesura, Venerando a me mi dà la carta del ladro, il fuggitivo, quello che fugge dal... in questo caso dal sentimento. Un ritorno c'è, però devi aspettare un bel po'.
Ah sì, ancora però, molto. Cioè, devi aspettare un po'. Il tempo con le carte non esiste, però no, lo so, bene o male. Un po' di squilibrio, un po' di altalenanza lui nel pensiero di tornare e poi ci ripensa. Diciamo che vedo un po' di fuoco, torna, però devi aspettare un po'. Bene o male, tu che bene o male non posso dirti un tempo, perché i tempi con le carte non ci sono. Ti dico che torna, però è molto combattuto lui nel tornare. Tesoro, un bacione grande grande. Un bacio a te, Monica, ciao. Se vuoi ci sentiamo in privato. Ripeto un attimo il numero, un bacio amore, buon pomeriggio. Bacioni, ciao, grazie. Ripeto un attimo il numero per parlare con me in privato, lo 0773 493525. Buon pomeriggio, sono Monica. Sì, buon pomeriggio, io sono Sandra e chiamo da Firenze. Ciao Sandra. Quanti anni Ciao, hai, Monica. Sandra? Io ho 55 anni. Ok. Sandra, il tuo segno zodiacale? Acquario. Acquario. Dimmi tutto, amore, come ti posso aiutare? Sì, senti, Monica, vorrei sapere se incontrerò l'amore. Sono sola da un anno. Sfera sentimentale. Se ci sarà un incontro importante. Sì. Ok. Sì. Sandra, ti comincio a mischiare le carte. Sì. Concentrata bene bene. Tesoro, non incrociare nulla. Sì. Dammi uno stop quando sei pronta, Sandra. Sì, ok, stop. Ok. Sinistra, centro, destra. Centro. Da 1 a 7, Sandra. Da una 7, 5. Ok. Te le sto prendo, Sandra? Sì, sì. È un anno che sei sola, Sandra. Sì, però un pochino meno. Nell'arco, nell'arco di questo anno un uomo l'ha incontrato, però non è andata bene, Eccolo no, qua. Per il, non ho incontrato più nessuno di interessante. Da ecco, l'interessante. Siamo da novembre, sì, da novembre. Interessante, sì. Ho detto, uno l'ha incontrato, però non è andata bene bene, Anche perché c'è lui, c'è un po' di fuoco, falsità, non era per te. Non è per te, Sandra. Sandra, ascolta. Io ce l'ho in stesura, il tempo non te lo posso dare perché le carte non hanno un tempo, però ti dico questo, c'è un incontro, eccolo qua, per te, quando meno te l'aspetti, perché c'è la carta della sorpresa, quindi ti troverai in quattro mura, questo è un locale che di tanto in tanto tu ci vai, con... Potrebbe essere cerchia familiare, come cerchia di amici, ti verrà presentato da un componente di questo, della tua comitiva, di queste persone che stanno nel locale. Questo uomo indossa una divisa, le divise lavorative sono tante, però questa divisa è importante perché mi dà la carta del Gran Signore. Potrebbe essere dell'arma, come potrebbe essere un avvocato, però è di un certo livello, questa divisa. Sì. Tesoro, con questo uomo io ti dico che inizierà poi la frequentazione. Eccola qua, la carta dell'Emeneo. È un bell'incontro, Sandra. Devi aspettare un pochino, però c'è. Cioè. Amore, io ti do un bacione grande grande. Io ti auguro tanto tutto e il bene ti del mondo. Tante belle. Anche io te l'auguro a te. Un bacio, amore. Ciao. Ciao, bacio. Ciao Sandra. Ciao. Tra un pochino vado nel mio studio per avere consulti in privato con me, lo 0773 493525.
Buon pomeriggio, sono Monica. Ciao Monica cara, sono Maria dalla Puglia. Ciao Maria. Maria, quanti anni hai? 51 dell'acquario. Ok. Dimmi tutto, come ti posso aiutare? Spero che mi dai risposte buone, insomma. Da quello che esce... Sì, dimmi. Certamente, ovviamente. Quella è la verità, no? Solo la verità. Sai, sto aspettando da tanto, da anni, insomma, di fidanzarmi con un... con una ariete di 35 anni, si chiama Matteo. Ok. Che, insomma, e gli ho dato... come devo dire, gli ho chiesto per l'ultima volta, insomma, se si decide. Vorrei sapere da te se avviene questo felice evento. Ok. Maria, ti chiedo, pensa a Matteo, me lo devi visualizzare, eh? Chiedo alle carte se Matteo verrà verso di te, se c'è l'unione, Sì. Quell'unione un po' importante. Ok, Maria? Sì. Non incrociare nulla, tesoro? No. Dammi uno stop quando sei pronta, Maria. Stop adesso. Ok. Sinistra, centro, destra. Centro. Monica, sei bravissima. Grazie, amore, un bacione. Da quanto tempo non senti Matteo, Maria? Veramente ci siamo un po' allontanati, dall'inizio di agosto appunto. Ascolta Maria. Dai, Monica, se c'è, c'è, se non c'è dimmelo lo stesso, guarda. Maria, guarda, io ho le carte in stesura, ti dico quello che ho davanti. Ok? Sì. Allora, in questo caso ti dico che l'incontro c'è. Un attimo solo. Ok. Eccolo qua. Incontro. Messaggero. C'è un parlare tra di voi. Lui con presa verso di te, è lui che viene verso di te e vorrebbe una, diciamo, un'unione, una presa con te. Vorrebbe... Una frequentazione, Maria, una frequentazione con te. Ah, ascolta, sì, aspetta. Sì, dimmi. Frequentazione. Attenzione alle mie parole, eh. Frequentazione sì. Non vuol dire fidanzamento proprio a livello a 360 gradi. Però, Monica, perché prima, secondo lui, perché io sto vedendo lui, ha bisogno prima di frequentare Maria e poi l'unione. Lui vorrebbe subito che comunque te gli dici sì alla frequentazione, per quello ti dico, l'unione c'è dopo, cioè prima dopo, non è subito a 360 gradi, però questa eppure, unione guarda, c'è. Monica, eppure ci conosciamo da tanto, come mai prende tempo? Perché non è sicuro di se stesso. Se lui non è sicuro di se stesso, a te cosa ti dà? Insicurezze. Quindi no, qui tanto di cappello per lui che si sta prendendo un po' di tempo, Maria. Perché se si mette subito a 360 gradi con te, in questo caso ti dà a te dei dubbi, no? Perché magari lui è un po' altalenante, invece no. Lui pensa bene di venire verso di te e di avere una frequentazione. Al di là della frequentazione c'è la carta dell'Emeneo, l'unione tra di voi. Maria, devi solo portare un pochino di pazienza perché l'unione ci sta. Non ho detto che non c'è, però c'è prima la frequentazione. Senti Monica, questa frequentazione la vedi subito? Che dici? Io ti posso dire quello che ho in stesura, amore, e è positivo. Ok? Un tempo specifico non lo posso dare, perché le carte non hanno un tempo, però ti dico che è positivo, per quello ti ho detto un pochino di pazienza, ma l'unione c'è, c'è prima la frequentazione però, eh? Sì, okay, questo l'ho capito benissimo, però okay. Questa frequentazione non è a breve termine, no? Devo aspettare? Non mi puoi dire questo o no?
Allora, se non c'era tesoro la frequentazione e quant'altro quello che ti ho detto in stesura, ti avrei detto lascia stare perché non torna, non viene verso di te. No, io avevo tutto in stesura, è il tempo che io non ho. Va bene, è il tempo che non c'è. Senti, però almeno solo questo, mi puoi dire se sei innamorato, Monica? Il sentimento c'è, tesoro, eh? C'è un po' da coltivarlo questo sentimento, però c'è. C'è il sentimento, perché se non c'era non sarebbe tornato. Sì, tesoro, è vero, c'è. Però il fatto che uno è indeciso, insicuro, si prende tempo, e che razza di amore è, dico io, non lo so. Ascoltami, io ti ho letto la stesura che avevo davanti, purtroppo i tempi sono molto brevi, ti ho detto il positivo perché vedevo il positivo, se vuoi ci sentiamo in privato per avere una stesura un po' più ampia. Ripeto un attimo il numero 0773 493525. Se vuoi tesoro ti aspetto. Un bacione grande grande amore. Anche a te, ciao Monica. Ciao grazie. Amore, buona serata. Ciao. Ripeto un attimo il numero per chiamare in privato, lo 0773 493525. Buon pomeriggio, sono Monica. Ciao, mi chiamo Marina, buon pomeriggio a te. Ciao Clara. Ciao tesoro, scusami, non ho capito il nome, amore. Marina. Marina, ciao Marina. Sì, ciao Clara. Quanti anni hai, Marina? 59 ormai, tra pochi giorni. 59 ormai? Ma sei ancora una ragazzina, Marina. Dimmi tutto, tesoro. La domanda legale. Ascolta, io volevo sapere se ritornava da me una persona, perché ci siamo lasciati per dei problemi della sua ex moglie, delle sue figlie. Ok, come si chiama, Marina? Si chiama Enzo. Enzo. Quanti anni ha Enzo? 72. Il suo segno zodiacale? Ariete. Ariete. Sì. Allora, Marina... Ascolta bene, sì. Eh? Sì, sì. Ci devi pensare, pensa un attimo a Enzo, così lo visualizzo con le carte, ok? Sì, vediamo, sì. Chiediamo alle carte se c'è il ritorno di Enzo. Sì. Ok. Ok. Tesoro, quando sei pronta, non incrociare nulla, dammi lo stop. Sì. Stop. Sinistra, centro, destra, Marina. Centro. Da 1 a 7 carte. 3. Marina, ma da quanto tempo non lo vedi, Enzo? È un bel po', l'ho sentito ma non l'ho visto. È un bel po' che non lo senti, che non lo vedi, eh? A sentirlo, eccolo qua. Sentirlo sarà un mese che l'ho sentito. Ascolta, Marina. Dimmi. Io, quando mischiavo le carte, ho chiesto anche, in questo caso, sfera sentimentale, il sentimento di Enzo verso di te. Esce in stesura, Marina, Cupido in carta di cuori. Questo è il suo, io sto vedendo lui, lui verso di te. C'è amore, vi siete tra le righe allontanati, però c'è anche un ritorno, eccolo qua, la carta dell'Emeneo. Questa è l'unione tra di voi. In questo caso ti dico che c'è un blocco, ma non c'è chiusura, anzi c'è un ritorno. Leva questo dispiacere, Marina, perché è un po' il dispiacere nel cuore, un po' malinconica, perché hai dei dubbi. Dei dubbi su di lui. Questi dubbi non sono fondati, ma non troverai mai risposte perché sono solo castelli messi in aria da te col pensiero, eh? Sì. Altre frequentazioni, altre donne, no, non ci stanno. No, ce l'hai questi dubbi, Marina? Sì, cioè, se c'è da altre donne, non so se non... Ce l'hai? No, però più che altro per il problema è che in casa di sua moglie, quella lì. A prescindere dalla moglie, perché mi esce stesura, altre frequentazioni non c'è e c'è un ritorno, Marina. Tu trionferai, eccolo qua.
Marina, io devo salutarti perché la trasmissione finisce qui. Amore, un bacione grande grande. Se vuoi, se ci vogliamo sentire in privato, ripeto un attimo il numero per te e per chi segue questa pagina Facebook, lo 0773 493525. Amore, quando vuoi ti aspetto. Okay. Un bacio grande grande. Grazie, grazie mille, grazie, molto gentile. Ciao, ciao tesoro, ciao, un bacio. La trasmissione finisce qui. Le dirette con le vostre chiamate tornano domani alle ore 15 con il mio collega Davide, che gli do un bacione. Buona serata a tutti da Monica e da Cartomanzi Europei. Un bacio.